Consigliere, si è ufficialmente aperta la fase post dell'INOCI, quindi si libera il posto di vice sindaco. Come si procede a Palazzo Carafa? Con la serenità di sempre, con una maggioranza consiliare, una giunta, quindi anche il sindaco che escono rafforzati dal voto delle regionali, perché diciamo, la vittoria è stata per la presidenza schiacciante anche in città, al di sopra delle aspettative e al di sopra del dato anche rispetto alle altre province. Si apre una fase di consultazione proprio per chi dovrà prendere il posto di Alessandro Dell'Inoci, quindi consultazione tra voi consiglieri, assessori, giunta e ovviamente anche per quelle che sono le liste. Quali saranno le valutazioni per la scelta del vice sindaco? Io credo che queste scelte rientrino nelle prerogative del sindaco e solo del sindaco, che è giusto che scelga assumendosene le responsabilità, come è stato anche l'anno scorso, perché poi della giunta in sostanza si tratta di deleghe che il sindaco riconosce. È evidente che la figura del vice sindaco è una figura un po' più complessa che va costruita, a mio parere, più che sul rapporto con le liste, col profilo del delegato. Nel senso che il vice sindaco deve essere comunque rappresentativo, ma come figura in sé, ma sono valutazioni, diciamo, delle quali il sindaco non ha bisogno perché è molto più competente di me per trarre il dato che gli occorre. Sono già dei nomi delle ipotesi, o l'assessore Signore, l'assessore Valli o il consigliere Nuzzaci, lei cosa ne pensa? Premessa la stima che ho nei confronti di tutti e tre, come ho detto prima, rientra nelle prerogative del sindaco e a lui la scelta. L'amministrazione, sia dal punto di vista della giunta, sia dal punto di vista della maggioranza consiliare, esprime tutte figure di primissimo piano, di giovani amministratori, chi si è affacciato per la prima volta all'esperienza amministrativa, ma sta facendo molto bene. Faccio riferimento a tutti i miei colleghi consiglieri, lo stesso in giunta, quindi diciamo, la difficoltà del sindaco Salvemini credo che sia l'imbarazzo della scelta.